2 morti in poco più di 2 mesi, sovraffollamento del 50%, strutture fatiscenti e detenuti spesso incompatibili con il regime carcerario. È la difficilissima situazione nel carcere Marassi di Genova, dove alloggiano oggi 675 detenuti a fronte di una capienza di 450 posti. Un sovraffollamento aggravato anche dalla presenza di persone che di fatto non dovrebbero trovarsi tra i detenuti comuni, come spiegano a Panorama gli osservatori entrati a monitorare le condizioni carcerarie proprio il 1° aprile 2016. La struttura, come dire, presenta spazi ristretti, spesso non igienizzati e spazi che non sono adeguati per contenere 675 detenuti in questa situazione. Abbiamo anche parlato per esempio con un detenuto che ha una pena per truffe informatiche, che vuol dire senza una gamba e non, praticamente si rifiuta di dormire, è sdraiato, quindi è una situazione che non dovrebbe assolutamente essere detenuto. È chiaro peraltro che la situazione grave è che fino adesso, finché non sarà aperto il REMS della Spezia, la situazione è che in Liguria non c'è una struttura adeguata e quindi bisogna addirittura andare in Toscana. Sì, perché la Liguria non ha ancora predisposto i REMS, le strutture sanitarie pensate per sostituire gli OPG dopo la loro chiusura definitiva del 31 marzo 2015. Una situazione che ha portato sui giornali locali a parlare di carcere Lazzaretto. Il primo REMS ligure dovrebbe aprire entro l'estate alla Spezia, ma a Genova la situazione è ancora in alto mare e chi un tempo sarebbe stato detenuto in un ospedale psichiatrico giudiziario oggi rischia di finire in un carcere comune. Io credo che il ministro potrebbe sicuramente sbloccare dei fondi che hanno a disposizione per pensare di creare delle misure alternative anche a partire dagli enti locali delle regioni, chiamando in causa i servizi sociali e chiamando in causa, come dire, lavori socialmente utili che potrebbero essere fatti nelle nostre città e nelle nostre regioni.